Amici di Formula Talent Team, buonasera, ben ritrovati da parte di Raffaele Lelli per voi Rossi. Come vedete, un verticalissimo Luca Flaminio pronto a correre, un Andrea Badolato per il momento mutato perché sta sistemando la stanza, si sta coordinando, coadiuvando con i piloti che prenderanno il via a questo ennesimo GP con la Summer League, una Summer League che arriva sul circuito intitolato alla memoria di José Carlos Pace, ovviamente il circuito di San Paolo in Brasile, insomma a pochi chilometri dalla mai indimenticabile Nonda di Barrichello, perché è cresciuto con il commento della Formula 1 reale targato Gianfranco Mazzoni. Andiamo a dare uno sguardo a ciò che ci aspetta per questa serata, più che altro per quanto riguarda se lo riusciamo a recuperare in questo momento, anche la classifica, perché insomma, dopo Baku, con tutta una situazione decisamente rocambolesca a Baku, ci sono stati un po' di ribaltamenti sia a livello regolamentare, con una safety car ridotta rispetto a quanto avevamo avuto fino a questa gara, quindi fino alla scorsa settimana in Brasile. Quindi ridotta l'avremo nella prima gara, come di consueto, al 25% in questa sorta di sprint race, e poi sarà standard invece nella gara al 50. I piloti si stanno preparando, quindi dovrei essere riuscito a recuperare anche il buon Andrea Badolato, dovrebbe Sì. Eccoci, esserci a momenti. Buonasera, Andre. non so se mi sentite. In teoria sì, quindi dovrebbe essere tutto Perfetto. ok. Siamo in fase di partenza, quindi ci siamo. C'è un'assenza di un paio di piloti, però per il resto è tutto confermato. Dovremmo essere 16 piloti in pista. Molto bene, allora recuperiamo anche l'entry list per questa serata che mi ero preparato. Come di consueto c'è stata la prequalifica, quindi come era per la Formula Open, quindi alcuni piloti entrano effettivamente tramite un tempo cronometrato, una sorta, come detto, di prequalifica, e quindi avremo la prima fila con Fabio Il Surname e Raffo Ilex, poi di legge via via tutti quanti gli altri fino a F2 T10 1978, decisamente un ragazzo nuovo, e poi tutti gli altri piloti, tanti nickname nuovi effettivamente che stiamo leggendo in questa Summer League, e come dicevo in precedenza, poi tutti gli altri che non hanno effettuato la prequalifica, si sono semplicemente iscritti al GP, e quindi in ordine di iscrizione vanno a completare, Sì. andranno a partire essenzialmente fuori dalla top 10. E ovviamente ci sarà libertà di mescola per tutti quanti, visto che potranno decidere con la quale con che gomma partire. Come di consueto, il 25% plausibilmente punteranno tutti su una soft media, visto che anche il meteo, perché è nuvoloso sul tracciato, però partire con la media potrebbe essere, no, magari per chi scatta dalla pole, insomma un Fabio, un Raffo, che hanno già dimostrato, insomma, anche nei campionati di avere un ottimo ritmo, potrebbero anche permettersela, però avere tutto quanto il gruppo, il branco che partirà con la gomma soft, intanto disconnessione per tier long, ciò giustifica questa attesa prolungata prima di poter andare in griglia. Eh sì, attesa dei giocatori, non so se c'è qualche problema. Come non averne, siamo arrivati a praticamente una settimana da F1 22, visto che dal 28 con la maratona, il gran gala di fine stagione, una maratona dove verrà anche estratto il vincitore del giveaway iniziato proprio in concomitanza con lo start della passata stagione agonistica marchiata FIT. E poi ovviamente scavalcheremo la mezzanotte per poter, almeno per i ragazzi che hanno preso la copia in digitale della Championship Edition, fare un primo approccio, un'oretta e mezzo sulla nuova Beh, iterazione arrivò. marchiata Codemaster. Tanto ce l'hanno fatta ad andare in griglia, quindi diamo uno sguardo proprio a quella che sarà la starting grid, con Fabio Surname e Raffo Ilex in prima fila, seconda fila per Di Legge e Magico Sonny, che abbiamo visto militare nel corso della passata stagione anche in Sport League con qualche wildcard. Stefano Marte tra le più belle, più che sorprese, conferme di questa Summer. Purtroppo intanto arriva anche una squalifica per un altro pilota esordiente come Ezio 1973. Stefano Marte quindi scatterà dalla quinta posizione, poi Giuseppe Federic, che anche lui si è davvero ben comportato, ben figurato finora in queste prime gare, ogni tanto un po' di sfortuna, però bravo per il momento. Fit Flaminio, insomma, conosciutissimo Luca,
Fedecart 94 che amplia la quota rosa marchiata Fit, Ezio 1973 in nona posizione, decimo Guardians, vedo frame persi come di consueto, riavvio al volo. Vettura si stanno andando a posizionare sulla griglia di partenza, speriamo sia tutto in ordine questa volta per gustarci quindi la partenza di questa sprint race con la Summer League sul circuito José Carlos Pace. Prima fila un Fabio Sotomayor e Raffo Idex, poi insieme uno di Legge, Magico Sonny, via via tutti gli altri si spengono le luci, allora partono in questo momento le vetture con anche Long che rientra in stanza, corsa verso Cura 1 con Fabio Sotomayor che si trova affiancato, insidiato da Raffo Idex, percorrono la S2 Senna ancora affiancati, chiude leggermente la porta Fabio Sotomayor per riprendere la traiettoria ideale, allora si accoda Raffo Idex inseguito da di Legge, poi Magico Sonny, Stefano Marte, top 5 invariata nel mentre Raffo Idex si fa vedere e nel mentre che dalla decima posizione in giù si scatenano invece i ragazzi di sorpassi con Gallians che perde qualche posizione, abbiamo visto anche Giuseppe Federic andare largo alla subita do box. Gallians in quel momento in undicesima posizione, continua a non farcela purtroppo a livello di connessione, invece Andrea Longagnani che almeno con il bot accreditato dalla tredicesima posizione. Sì, problemi e... vediamo se riuscirà a entrare. Torniamo lì davanti con la top 5 invariata, ha perso come detto solo Giuseppe Federic qualche posizione nel corso di questo primo giro, un lungo uscita da curva 4, grande partenza da parte di Giovi, aspettava dalla 16ª posizione, insomma è stato l'ultimo ad iscriversi, certo c'è stata anche qualche defezione, è stato tra gli ultimi ad iscriversi a questa serata, risale già in decima piazza al termine del primo giro. Passa Stefano Marte. Fremin allora entra in top 5, rientra invece in stanza Andrea Lucagnani, vedremo se riuscirà a trovare un minimo di stabilità in questa sua serata, non sembra avere stabilità invece la live che purtroppo di nuovo qualche frame perso, male che vada lo sostituisco nel post quando lo ricarichiamo su YouTube questa parte video, piccolo test, la lascio live, vediamo se si risolve al volo da solo o se ancora una volta è richiesto un riavvio. Per il momento, giusto una piccola nota prima di andare un attimino offline, tutti quanti sulla gomma soft, fatta eccezione per Magico Sonny, Stefano Marte, Giuseppe Federic, Giovi, Gallians, Lopeschi, ovviamente attenzionati Magico Sonny e Stefano Marte che sono in top 10 ed un Giovi che è proprio a concludere la top 10 e è stato autore di una grandissima ripartenza. Noi facciamo una piccolissima pausa, torniamo. Ok, dovrebbe essere tutto in ordine. Ora di certo. Sta funzionando tutto quanto. Vediamo, proviamo. Perfetto. Verifichiamo. Speriamo che la live vada bene. Sì,
Per il momento non mi viene fornito nessun dato terrificante. Per il momento mi sembra ok, la sto guardando, mi sembra ok però. Molto bene, per il momento anche Raffo Inex si accoda a Fabio Surname, si trainano i due, continua la risalita di Luca Flaminio che dalla settima posizione già in quarta è riuscita a sopravanzare in questo momento anche Magico Sonny, che vediamo se è tentato di replicare nel dubito attraverso l'utilizzo del DRS, si fa solo vedere da Luca Flaminio, è un buon traino, può permettergli di risparmiare, anzi aumentare il proprio ritmo visto che è il primo dei piloti in pista con la gomma media. Bandiera gialla purtroppo nel terzo settore, credo sia Lopez che magari l'avevo visto un po' in difficoltà nei primissimi giri, infatti è andato in testa con la Shunkao, riparte in salita qui verso l'archibancata, pilota che come di consueto calza il numero 88 e ci segnalava anche delle difficoltà a livello di pedaliera in vista della prossima stagione. Speriamo riesca a risolvere insomma il prima possibile. E comunque Magico Sonny chiaramente con le medie, quindi ha una strategia diciamo diversa rispetto ai primi, vediamo un po'. Anzi sta andando abbastanza bene, tra l'altro in questo circuito come tu ben sai, visto che sei un pilota sicuramente più pro di me, è difficile prendere diciamo dei distacchi tra i piloti, quindi si formano dei trenini. Sì assolutamente, mentre segnalo testa coda anche per Tartaruga, fotocopia di quello effettuato da parte di Lopez che sì. Poi di nuovo andando in testa coda anche a curva 1, ovviamente come sorriscaldate. Hai ben detto, è ovviamente la classica pista da trenino, il DRS è potentissimo lungo, anche perché è una delle zone più lunghe in effetti che si ha a disposizione. L'archibancata se è sì una lunga curva verso sinistra, ma già da lì la direzione gara ecco permette di poterlo aprire e come in effetti ci starebbe forse come ennesimo spot d'attacco a Monza tutta la curva grande, forse però le velocità ci si arriva già con delle velocità più elevate, è un tema particolare. E comunque Marco Gano insegue anche lui Magico Sonny che come detto si è attaccato adesso a Luca Flaminio, non lascia andare il pilota Ferrari oltre il muro del secondo, un pilota Ferrari che però continuato a perdere anche in questo giro nei confronti della concorrenza. Intanto switch per la prima posizione Raffo Idex dopo 7 giri dietro a Fabio Il Surname, questa volta attacca ai box intanto Luca Flaminio e ciò è sicuramente un segnale del fatto che Raffo Idex ha attaccato per poi andare lui ai box prima di Fabio Il Surname, evitare un undercut e soprattutto qualche problema in pit lane che gli possa far perdere la coda del pilota Ferrari in casa. Flaminio intanto esce dai box, ovviamente gomma media per lui, ci aspettiamo sicuramente una sosta, una strategia di un singolo pit stop. Esce appena davanti a Zhou 81, altro pilota esordiente in questa Summer League, così come Tartaruga, Ezio, Giuseppe Federic, Fedecart, Stefano Marte, Magico Sonny, che al massimo con qualche wildcard abbiamo visto nei campionati lo scorso anno. Abbiamo visto e tra vediamo se si ferma, stavo dicendo Long, non so quando andava in testa Long, se si ferma Raffo Inex oppure continuano, tutti e tre continuano. Scelta intrigante allora quella di Flaminio, forse di effettuare un undercut per cercare, certo, deve recuperare tanto e su un gruppetto insomma di pilotoni essenzialmente, insomma ci sono due nomi che quest'anno hanno militato in Master League, un Fabio campione invece della Pro e che anche lui si è ben misurato sia quest'anno che due anni fa, non quest'anno, l'anno scorso e due anni fa, in qualche wildcard anche lui in Master, anche in quei casi si è ben difeso. Galez è stato sopravanzato da Long, quindi ha ripreso il controllo della vettura e sembra essere decisamente in furia, tra l'altro proprio a bordo della Williams, quindi esperto. Ti ho sentito a tratti, Andrei? No, dicevo, mi sembra che abbia risolto i suoi problemi Long. Attenzione. Vediamo ennesimo passaggio sul traguardo, trazione, salita per l'archibancata, se vediamo cosa decidono di fare Raffo Inex e Fabio Il Surname, se prolungare questo stint sulla gomma morbida. Continua Raffo anche prendendosi qualche rischio, perché lì ogni tanto il gioco può essere severo anche con gli avvisi. Pista dove invita, ecco qui, richiamo alla S2 Senna, si ferma invece Stefano Marte che partiva con la gomma media, quindi metà gara su questo pneumatico, poi si passa alla soft.
Nei campionati non abbiamo visto un'usura così elevata, in effetti, per quanto riguarda la gomma. E sì, sì. Quasi tutti avevano puntato, in effetti, a spezzare la gara. Erano una settantina di giri, ora non ricordo, forse 68. Comunque, spezzare la gara perfettamente in due metà, tra gomma media e gomma soft, a meno ovviamente di safety car. Sì, diciamo che il sorpasso di Raffo non me l'aspettavo, nel senso, io pensavo che lui si mettesse dietro Fabio trainasse, o comunque rimane, tanto voglio dire, diciamo la verità, qua scappare è molto complicato, quindi magari si può risparmiare un po' di benzina e rimanere dietro, aspettare un po' di giri, e sicuramente Fabio ci proverà. Ecco, è Boxer. Van den Boxer decide di continuare di leggere mentre viene esposta la bandiera gialla nel T2. Forse per il test auto di Zio poteva essere una scelta intrigante se fosse entrata anche una virtual safety car, ma è soltanto un test auto per Zio che riparte. Sorpasso andando da parte di Stefano Marte nei confronti di Ezio. Stefano che era uscito nel traffico al pilota Red Bull. Vanno tutti sulla gomma media e vediamo se c'è uno switch. Ti pare che la Ferrari fa un pit stop più rapido della Red Bull? Nemmeno in gioco, infatti. Non volevo dirlo, ma resta davanti a Fabio e Sordino. Vediamo se escono davanti o dietro a Long. Se finiscono nel traffico, forse si infila proprio Gallians a separare Raffo e Fabio e Sordino. Anche in questo caso, tra l'altro, un Gallians che quasi va ad affiancare Raffo Idex. Anche in questo caso, chiamata non perfetta dal muretto di Maranello con il garage con Fabio Zordeme, che addirittura dall'esterno, qui verso la ferratura, cerca un varco nei confronti di Gallins, che fa le spalle larghe, resta nella traiettoria ideale. Allora, un'occasione per Raffo Idex per cercare di allungare e mettere fuori dal secondo Fabio il Surname per la virtuale prima posizione. Ma anche Raffo Idex è un po' con le ali tarpate della sua Red Bull, da Andrea Longagnani, che permette l'interno a Raffaello Morga effettuando la traiettoria esterna. Una ottima velocità di percorrenza, un'ottima uscita. Sì, Raffo percorre meno strada e riesce ad affiancarsi, ma poi nulla di fatto con Longagnani che rimane davanti. Adesso Raffo Idex potrà effettuare il sorpasso in maniera più agile. Vanno in box anche Di Leggio e Magico Sogni, fa lo stesso di Errong, probabilmente anche Gallians, che invece no, resta in pista. Però Fabio riesce a sopravanzare, quindi davvero sul filo. È stato un bel po' di filo da torcere. Sì. E Fabio infatti è fuori dal secondo al momento, di pochissimi centesimi. Vediamo dove è Di Lecce, poiché è appena dietro a Raffo Idex, e quindi ritrova il DRS Fabio Ultrame. Quindi questo triello si ricompatta. Buon messaggio per Fabio. Avrebbe perso il DRS, invece adesso si inserisce, insomma, la vettura di Lecce, quindi Fabio ritrova una vettura dalla quale poter sfruttare proprio questo benefit del Drag Reduction System. Quindi si ricompatterà questo triello, ma con Raffo Idex che si è mantenuto la prima posizione, invece di Lecce che è riuscito a sopravanzare Fabio il Surname con un overcut tra virgolette falsato, molte virgolette, perché sicuramente il giro di Lecce è stato molto molto rapido, molto competitivo, tra virgolette però dicevo falsato, da questo duello che c'è stato con Gallians. E forse se Long avesse, diciamo, espresso una difesa maggiore in confronto di Raffo, forse Di Lecce sarebbe riuscito addirittura a stare davanti anche a Raffaello Morga. Sì, anche se cambia il giusto, perché comunque sarebbe rimasto l'attaccare. Intanto lotta tra i due Alfa Tauri. E due Alfa Tauri con Ganu e Magico Sonny, con Sonny che va a sopravanzare Ganu. Sale in quinta posizione. Vediamo dove si ritrova Stefano Marte, perché era lì in zona con le soste. Lui, come detto, era insieme a Magico Sonny, partiva con la gomma media, quindi adesso si ritrova sulla soft. Uno sguardo anche a Giovi, è tardato a 5 secondi da Stefano Marte. Insomma, un Giovi che essenzialmente partiva ultimo, adesso si trova a 5 secondi da quella che da quei piloti che si stanno giocando la top 5. Quindi ancora una volta una grande prova di maturità da parte di Giovanni Costa. Giuseppe Federico invece in nona posizione si è agganciato alla McLaren di Giovi. Va in box anche Tartaruga 88, che sopravanza proprio Lopez che 88. E ora entriamo nella fase calda, perché là davanti anche ancora stanno, diciamo così, stanno un po' giocando, ma tra 3-4 giri penso che ci proveranno. Quanto credo uno sfortunoso errore di Tartaruga, che ha impattato contro il guardrail che separa la pit exit e la pista, e quindi ha la completamente rivolta per la sua Aston Martin. Mentre che Magico Sonny va al sorpasso sul rettino principale del DRS nei confronti di Fit Flaminio, ovviamente gomma soft adesso per Magico Sonny. Tartaruga arrivano anche i primi 3 secondi di penalità della serata.
buono il ritmo espresso da parte di Sony, che è riuscito a stare nel primo stint attaccato al DRS di Flaminio. Adesso la situazione è invertita, da recuperare 7 secondi al triello lì davanti che corre verso la bandiera a scacchi in 5 giri mi sembra una missione decisamente impossibile per Sony, anche perché da davanti andare a prenderli hanno un passo. Ora vabbè, vediamo un attimo come si regoleranno anche a livello di duello, però non è che hanno un passo proprio lento, eh. Beh, sì, devono prenderti veramente a schiaffoni per regolare questi 7 secondi a Sandy, che già lo sta facendo, insomma, sta mettendo fuori dal secondo Flaminio in modo da scrollarsi di dosso Gan, un'eventuale risalita da parte di Stefano Marte, quindi è gara che conferma le potenzialità che abbiamo visto ovviamente a livello cronometrico anche nei campionati, ma che per un motivo o per un altro non si erano mai concretizzate. Mentre che di legge va ad insidiare la staccata di curva 1 Raffoidex, che perde il punto di corda, esce male qui dalla S2 Senna, poi curva 2 Sol lunghissima verso sinistra. E allora vediamo dall'onboard di Fabio il surname, che di legge va completamente a sverniciare Raffoidex. Ovviamente il DRS è un'ottima uscita rispetto al pilota Red Bull, gli permettono di andare in prima posizione. L'abbiamo così quindi anche il terzo pilota differente a guidare questa sprint race con la Summer League qui in Brasile. Lotta intanto d'esperienza che si prospetta tra Flaminio e Ganu. Sì, ti stavo per dire il duello numero 1000, penso. Non ce ne vogliono tra Luca e Marco. Però che intanto purtroppo continuano le sue difficoltà di connessione. Speriamo che almeno per la Future, quindi la prossima gara che sarà al 50% al termine di questa, sarà, insomma, possa avere una connessione più stabile, poter percorrere i 150 km di gara senza troppi pensieri. Sì, tra l'altro ricordiamo che i primi 12 saranno invertiti come ordine di gara, quindi il 12esimo partirà in pole, chiaramente se finirà la gara, se sono 12 che finiscono la gara. Giro 15 in apertura, il 14esimo si conclude senza nessun sorpasso. E uno sguardo che dopo Gano, in settima posizione Stefano Marte 2000, a un secondo e due, quindi si potrebbe unire alla lotta per la quinta e sesta posizione tra Flaminio e Gano. Ottava piazza per Ciovi, che ha recuperato 2 secondi di ritmo in questo secondo stint nei confronti di Stefano Marte. Giuseppe Federico poi in nona piazza chiude la top 10, Fede Carta 94, la pilotessa che trova sempre più fiducia, ma gara dopo gara in questa Summer League. Undicesima piazza per Gallians, che mette, no, è a 5 secondi da Fede Carta ed ha anche una priorità, quindi probabilmente la top 10 di Fede Carta, meno di errori, è al sicuro. 12esima posizione invece per D.R. Long, ma credo sia il Ghost, visto che almeno lo vedo fantasma. Long era entrato in stanza ma non è ancora riuscito a prendere il controllo, quindi momentaneamente, nonostante due testa a coda, una gara difficile con la pedaliera che sfarfalla, Long tra l'altro abbandona. 12esima posizione, allora avremo Lopez che 88 switch nuovo lì davanti con Raffoidex, va ad insidiare di legge i due affiancati a curva 3, si spingono quasi fuori dalla traiettoria. Fabio il surname che cerca il varco nei confronti di Raffoidex, che è al centro della pista, poi ritrova la traiettoria ideale. Fabio un doppio sorpasso incredibile, ha portato tantissima velocità in uscita da curva 3, ne ha approfittato andando anche nella corsia d'uscita della pit lane. Raffoidex poi non ha avuto un'uscita felicissima dalla 4 qui all'ingresso della ferratura. Alla 5 Fabio addirittura è andato a frenare con mezza vettura sull'erba, pizzicato con l'asse sinistra, ovviamente sia anteriore che posteriore, delle gomme in frenata, quindi si era un attimino imbizzarrita la sua Ferrari in entrata, è stato bravo a controllarla Raffoidex, nel mentre si stava guardando attaccato da Di Lecce, che era uscito meglio del pilota Red Bull da curva 4, fase quindi di gara dove c'è l'ennesimo switch e bisognerà ragionare anche su quanto attaccare eventualmente per la prima posizione per non iniziare proprio l'ultimo giro, che si è l'unico di questi tre piloti senza il DRS. In un momento Raffo va su Fabio ed è la mossa, diciamo, per poi farsi attaccare al termine di questo 17esimo giro, o per allungare, no, perdono, insomma, se si fa attaccare al termine di questo penultimo poi non ha il DR, lo avrebbe per una volata, però insomma, stavo vedendo anche dietro nelle retrovie, no, ancora problemi per Long. Vediamo, si prospetta, si sta concretizzando il triello della quale parlavamo anche tra Flaminio, Gano e Stefano Marte. Stefano Marte che ha il boost, una gomma più morbida
nei confronti dei due piloti che lo precedono, dovessero battagliare in maniera incredibile, potrebbe riunirsi anche Giovi, che ha ripreso un altro secondo ormai a questi piloti. Maniera gialla nel T2, primi tre che vanno senza troppi problemi, poi immagino sono in quarta i tre piloti, come detto, Flaminio, Ganu e Stefano Marte. Trazione alla penultima curva, non felice sia per Fabio Zanoni che per Di Reggio, che perdono metri importanti nei confronti di Raffo Idex. Sono ovviamente ancora sotto al secondo, quindi potranno ricucire nei confronti di Raffo, ma non credo riusciranno a sferrare l'attacco. Vediamo se a sua volta Di Reggio sembrava addirittura riuscire ad andare più forte nei confronti di Fabio Zanoni, proprio dall'onboard del pilota Alpine. Seguiamo l'attacco del campione in carica della Pro League, Fabio Zanoni che mette nel mirino Raffo Idex. Spalanca il DRS, cerca di difendersi come può Raffaello Morca, che prima va al centro della pista, poi ritrova tra il treno ideale, staccata di curva 4, resta davanti Raffo Idex. È un tassello importantissimo, almeno verso la volata finale. Addirittura Di Leggio si inserisce, Fabio che non lascia spazio, lo trascina sull'erba qui in impostazione alla ferratura, nel mentre che invece Ganu va al sorpasso nei confronti di Flaminio. E vediamo se trova un varco anche Stefano Marte, perché è stata infelice l'uscita da curva 4 da parte di Luca Flaminio. Non ce n'è qui alla ferratura, mossa diciamo da campione della prova che fa un po' le spalle larghe da parte di Fabio Zanoni nei confronti di Leggio, forse non si era nemmeno accorto nell'HUD della freccia rossa che gli veniva segnalata, poiché era una posizione un po' cieca quella che stava andando ad occupare Di Legge, e lì la carreggiata è veramente stretta verso la ferratura, verso la bandiera a scacchi. Invece Raffo Idex, una gara d'astuzia ed anche ovviamente di grande velocità e ritmo, gli permetterà di vincere la sprint race in Brasile con la Summer League. Seconda posizione per Fabio Zanoni, terza a completare il podio per Luigi Di Legge, quarto Magico Sonni, molto molto bravo. Arrivo in volata tra Ganu, Flaminio, Ganu, Flaminio, Flaminio di un millesimo nei confronti di Marco Ganu, è un più uno sia nel distacco che nell'ennesima lotta che è andata a mettersi in scena tra Luca Flaminio e Marco Ganu, insomma piloti espertissimi ormai da presenti da F1 2014 e forse per Marco anche prima. Settima piazza per Stefano Marte, ottavo Giovi che era arrivato anche lui nel DRS di Stefano Marte, nona posizione per Giuseppe Federi che chiude la top 10, Fedecart 94, poi Gallians, Long, Lopeschi, Ezio, Ziu e Tartaruga 88. Ricordiamo i primi 12 si andranno ad invertire, quindi avremo, non so se l'ha chiusa Long o il bot. Long è rientrato in tazza, è rientrato, tra l'altro nel regolamento c'è scritto ritiro squalifica, quindi lui non è né ritirato né squalificato, quindi al netto di problemi in linea partirà lui in prima posizione. Anche in questa situazione riesce a mettere un attimo di panico al regolamento, magari forse nella distanza di gara non ha coperto completamente, però con l'ausilio del bot ce l'ha fatta, ha comunque concluso la gara in 12ª posizione, quindi sarà lui a partire in pole position in prima fila insieme a Gallians, poi in seconda fila con Fedecart e Giuseppe Federico, terza fila per Giovi e Stefano Marte, quarta con Ganu e Flaminio, poi avremo Magico Sonni, Luigi Di Legge, Fabio il surname e Raffaello Morga dalla 12ª posizione, poi Lopeschi e via via tutti gli altri piloti che sono arrivati anche al traguardo nonostante anche le difficoltà. Avevo visto per Tartaruga, Lopeschi, quindi bravi, e come già detto nelle precedenti summer, è importante prima di tutto chiuderle le gare, poi la velocità c'è un'intera stagione per fare dei buoni giri a livello cronometrico, arriverà senza pensarci troppo, senza diciamo spanterci troppo la testa sul riavviare il giro in prova a tempo. Prima di tutto si chiude una bella gara, si fa qualche duello, così come è stato fatto anche per la vittoria tra Raffo Idex, Fabio il surname e Di Legge 97. Allora io a questo punto direi di prenderci 2 minuti di pausa, se riusciamo in 2 minuti, vediamo un po'. Certamente. Non ci scommetto. Ce ne prendiamo anche 6 con il consueto servizio da parte di Luca Flaminio e il Natlas. È un po' stagionato, però è sempre interessante rivederlo. Piccolo recap e facciamo anche vedere tutta quanta la classifica se dovesse servire, con Raffo Idex, Fabio Zanoni, Di Legge e Flaminio a chiudere la top 5, poi Ganu, Stefano Marte, Giovi, Giuseppe Federic, Fedecart, Gallians, Lopeschi, Ezio, Ziu e Tartaruga a completare i 16 piloti che sono arrivati al traguardo. Piccolo break, torniamo tra 5 minuti. Eccoci tornati in diretta dall'autodromo José Carlos Pace, Future Race gara 2 per questa Summer League che in Brasile ha già dato vita a uno splendido duello per la vittoria nella sprint race tra Fabio Surname, Raffo Idex e Luigi Di Legge. Raffo Idex, Raffaello Morca, che è riuscito a portarsi a casa la vittoria
in questa sprint, quindi un balzo anche importante in avanti per lui a livello di classifica, per quanto sia una summer, per quanto sia, diciamo, siano, possiamo definirle delle gare anche amichevoli, in particolar modo per far fare dei chilometri, delle prime esperienze, anche con l'approccio ovviamente al regolamento, senza alcun tipo di aiuto alla guida anche ai piloti noi, però insomma. Anche coloro che hanno già militato nei campionati vogliono trascorrere l'estate, divertirsi e prepararsi all'arrivo di F1 22 nella prossima settimana, che già dal 28 troverete streamato qui su Twitch, su Formula Italian Team. Quindi sarà una prima esperienza anche per tastare le eventuali difficoltà, spero non siano troppe, dell'ennesima iterazione Codemaster, mentre inizia il giro di formazione. Vi mostro in sovrimpressione un attimo la classifica per oh, intanto Canyans non così felice, rilascio la frizione da parte sua all'inizio di questo giro di formazione. E classifica in sovrimpressione, come vedete, viene guidata a Schumacher davanti a Fabio Surnay, Stam, Daniel Play, Giuseppe Federico, Raffo Sonni, Fedecart, Stefano Marte e Dende a chiudere la top 10. Per dovere di cronaca, Schumi e Stam non presenti, insomma, per diciamo una tirata d'orecchio dopo i fatti di Baku. Quindi li ritroveremo più avanti, spero, insomma, che li ritroveremo anche loro volenterosi di tornare in pista in questa summer. Però, insomma, per quanto, come detto, sono delle gare anche amichevoli, è meglio tenere i bollenti spiriti calmi. Qualifica intanto dalla sessione da parte per Gallians e Fedecart. Uno sguardo alla griglia di partenza sull'ennesimo cielo cupo sopra all'autodromo José Carlos Pace. Gomma media per Long che scatta dalla pole position, e per Gallians che va a completare la prima fila. Soft invece per la seconda fila con Fedecart e Giuseppe Federic. In terza fila c'è Giovi con la media e poi Stefano Marte con la soft. Soft anche per Marco Gano ad aprire la quarta fila ed a concluderla con Luca Flaminio che torna sulla gomma media. Una gomma media che si presenta anche per Magico Sonia e Di Leggia in quinta fila. Fabio Insurnem e Raffo Ilex in sesta fila. Nella settima fila aperta da Lopez che 88. E poi si torna sulla gomma soft con Ezio 1973. E l'ottava ed ultima fila con Siu e Tartaruga 88. Anche, dove anch'essi vanno a calzare lo pneumatico a banda rossa portato dalla Pirelli, che plausibilmente, insomma, una quindicina di giri mi aspetto di vedere, insomma, distanza di gara, come vedete, insomma, l'impressione al 50%, 150 km di gara circa. E quindi, per quello che abbiamo visto nella sprint, è una gomma, sebbene morbida rispetto alla media, che tiene, non perde prestazione, rimane in performance, non ha un crollo così devastante alle prestazioni, quindi potrebbe tranquillamente permettere però di coprire metà gara. Si vanno a posizionare allora le vetture con Long che scatterà dalla pole position insieme a Gallians 34 in prima fila, poi Fedecart e Giuseppe Federico, primi piloti che sono sulla gomma soft. Fedecart e Giuseppe Federico contro la media della prima fila con Long e Gallians, quindi ci aspettiamo sicuramente un primo giro rocambolesco, soprattutto con i vincitori più bravi di gara 1 che scattano dalla decima posizione in giù. Una partenza terrificante da parte di Long, dalla pole position scivola in settima posizione, vola via un'ala, ha visto dei flappolari appena dietro Long, sembrano quelli dell'Alfa Tauri di Magico Sogno oppure della Ferrari di Luca Fabbrino, che perde tante posizioni, scivola addirittura in dodicesima piazza. Probabilmente allora è proprio la Ferrari di Flaminio che perde la posizione anche nei confronti di Tartaruga, mentre che ha preso il comando delle operazioni Giuseppe Federico. Giovi in seconda posizione, poi Gallians in terza. Dicevi, Andre, non. Gano che ha perso qualche posizione. Ah sì, anche Gano in dodicesima si è ritrovato un po' Long al momento in quinta posizione. Fedecart va a sopravanzare Magico Sonic, che forse anche lui ha un difficoltà aerodinamica alla sua ala È un anteriore. trenino inquietante. Poi Fabio Surnay in nona posizione, Raffo Ilex in decima, quindi due posizioni guadagnate da entrambi questi piloti, due guadagnate anche da Di Leggio in ottava. A questo punto sono quelle di Flaminio e Gano, che sono scivolati in ultima e penultima posizione. Torniamoli davanti con Giuseppe Federico che va a chiudere il primo giro al comando, poi Giovi e Stefano Marte, con Stefano Marte che si deve guardare anche da Gallians. Ovviamente differenza di pneumatico che sta seminando un po' di panico in classifica in questo momento. Long invece va all'attacco di Gallians. Ovviamente DRS ancora disabilitato dall'interno, Long non riesce, c'è stato un po'
di stuzzicata anche tra Fede Carta e Magico Sonny, di Legge, Fabio Il Sorname, insomma tutto il gruppetto che fino a Raffoidex, vediamo meglio dal Lombardo di Fabio Il Sorname, un gruppetto di sei vetture che si sta sfidando dalla sesta posizione a scena, anche dalla quarta in realtà, perché hanno già ripreso Gallians e DR Long. Fabio Il Sorname cerca un varco, mi auguro che su F1.22 la grafica sia meno invasiva. Sono fasi nella quale Maestro Senna non si vede essenzialmente nulla. Sì, e tra l'altro là davanti Giuseppe Federico con le soft sta creando un bel sorto, 2 secondi e 6. Chiaramente è una strategia aggressiva. Ah, purtroppo il nuovo test auto lascia un cavo per Lopeschi. Giuseppe Federico va a chiudere quindi questo giro. Di nuovo il comando switch tra Stefano Marte e Giovi, con Stefano Marte che con la gomma soft va all'interno di Giovi che calza la media, poi Gallians che continua a portare lo zainetto, Fede Kart, Sonny, Di Legge, Fabio Il Sorname e Raffo Ilex. Vediamo prima volta che questi piloti possono utilizzare il DRS. Giovi che ci prova su Stefano Marte, decide di restare dietro, poi Long riesce al sorpasso su Gallians e anche Fabio su Di Legge, che credo non sia uscito bene da curva 4 vista la zona nella quale è venuto il sorpasso. E qui c'è una lotta importante, mamma, vicinissimo rallentamento di gruppo, e quindi vicinissimo Fabio al tamponamento, idem Di Legge molto sotto all'estrattore della Ferrari di Fabio Il Sorname, che come detto stava andando ad impattare contro l'Alfa Tauri di Magico Sonny. Tiene bene anche Tartaruga dietro Raffoidex, ma carità, è tutto un gruppo che è pepato, è pronto a darsi battaglia, però felice che tenga così botta. Fabio Il Sorname è uscito fortissimo nei confronti di Magico Sonny qui sull'archibancata. Se le due vetture si sfiorano, ovviamente hanno entrambi il DRS, allora sfida di potenza con Di Legge, che forse ne avesse un po' più di slancio, un setup magari più scarico, poteva permettersi di attaccare entrambi i piloti. Va all'interno Fabio Il Sorname, contatto tra i due, si gira Fabio ma riesce a tenere la vettura egregiamente, è andato il sorpasso anche, no, ritiro intanto per Lopeschi. Battaglia tra Fede Carta e Gallians per la quarta e quinta posizione. Per la quinta e sesta posizione Fede Carta, che fa le spalle larghe, anche lei invita, indica Gallians la traiettoria esterna ed anche l'erba, la via di fuga, e si prende così la quinta posizione. Poi anche Tartaruga su Fabio Il Sorname, un momento di debacle da parte del campione della Pro League. Non credo sia arrivato un danno all'ala per lui, però forse un po' stizzito dalla chiusura da parte di Magico Sonny, ma mi è sembrato, diciamo, un contatto di gara, forse almeno dall'ombordo di Legge, poi De Sink eccetera, è un errore, un contatto tipico insomma in quella curva, spinge tanto fuori, ci sono tanti sobbalzi, è difficile, ecco, farla in due, o almeno chi sta all'esterno deve andare tanto profondo e chi è interno deve frenare molto di più in anticipo, sterzare verso, cercare di fare quanta meno strada possibile saltando anche su un corpo di motore. Sì, ora diciamo che davanti stanno approfittando, però la gara è molto lunga e poi la strategia si ribalterà, quindi aspettiamoci un recupero soprattutto da Magico Sonny giù, secondo me, se non possono ancora giocare tranquillamente. Ritiro invece per Di Legge, l'abbiamo visto in live, testa a coda in uscita dalla S2 Senna, esagerato sul cordolo in uscita, e ritiro definitivo, è saltata la sospensione del rotore sinistra sull'Alpine di Luigi Di Legge, e non si smuove nulla da parte della direzione di gara, né virtual né safety car, e quindi si prosegue con Giuseppe Federico. E allora si prosegue con Giuseppe Federico, che ha 2 secondi di vantaggio nei confronti di Stefano Marte, poi Giovi a quasi 3 secondi dalla seconda posizione, poi Long a 2,5 da Giovi, Fede Kart che è la prima dopo poter utilizzare il DRS nei confronti del pilota in quarta posizione. C'è tutto poi questo gruppetto sotto al secondo fino alla decima posizione occupata da Fabio Il Sorname. Vediamo se Fede Kart va al sorpasso di DR Long nella precedente tornata. Manovra aggressiva, ha fatto le spalle larghe nei confronti dei Gallians. Seconda al DRS, addirittura finta prima esterno, poi interno. Una splendida manovra a parte di Fede Carta, allunga decisamente la staccata di Erlong. C'è stato forse anche un piccolo colpo di lag. Incrocio delle traiettorie, sontuoso da parte di Long. Un grandissimo duello in questa fase, con prima la finta di Fede Carta e poi adesso anche Magico Sonny che si infila nei confronti di Long e brucia anche Fede Carta utilizzando il DRS, che non era abilitato invece sull'Alpine. Va largo in realtà in chiusura
della manovra, quindi diciamo un po' me, però comunque riesce a concludere il sorpasso. Raffo Idex poi si lancia nei confronti di Long, è una fase di gara davvero in continua evoluzione e che per un attacco poi, se non concluso, ti espone a doverti difendere, così come è stato per Fedegaard, che ha sì sopravanzato Long, ma poi è stata a sua volta sopravanzata da Magico Sonny, o lo stesso Long che insomma all'inizio di questo giro era in quarta posizione, adesso si ritrova in settima. Poiché tra la lotta con Fedegaard e Magico Sonny, poi ne ha approfittato anche Raffo Idex per uscire di slancio in salita verso la ferratura. Sì, appena ho detto che è una gara lunga in cui i piloti là davanti possono, di legge si è schiantato, quindi non dico nulla perché la gara è lunga, quindi lasciamo perdere. Essere successo qualcosa anche a Gagliens, che testa una soluzione aerodinamica completamente senza ala anteriore. Fabio Zurneimer riesce solo ora a sopravanzare Tartaruga, almeno fatto due giri sicuro dietro al pilota dell'Aston Martin, che aveva anche lui sì il DRS nei confronti di Long. Era dietro a questo gruppetto che si stava dando battaglia, va anche Raffo Idex nei confronti di Fedegaard, forse primo calo della gomma soft montata da Fedegaard, che allora deve guardarsi le spalle da tutto questo gruppone. Poi adesso arriverà, potrebbe tornare Long, poi arriverà Fabio, c'è anche Tartaruga, più staccato invece Ezio. Bandiera gialla nel secondo settore, Gagliens è tornato ai box. Virtual Safety Car. Ah, è andato in testa coda Zio in uscita dalla subita d'un lago, l'ha completamente demolita e quindi virtual. Adesso pure lo vedo Oh, sì, fuori. è un po'. Sta facendo un po' di rally, diciamo, ecco. Allora vediamo se qualcuno ne approfitta per fermarsi in box. Lo fa Giuseppe Federico e Stefano Marte, loro che partirono con la gomma soft. Quanto ha preso Stefano Marte in ingresso pit lane a Giuseppe Federico? Perlomeno un secondo, forse un secondo è troppo, almeno 8 decimi. L'abbiamo visto visivamente avvicinarsi tantissimo. Non fortunatissimi, diciamo, in questa sosta, poiché tornano sulla soft. Credo sia un erroraccio, oppure puntano una strategia a due soste. E comunque la Virtual Safety Car era terminata, quindi non completamente avvantaggiati in questa situazione, però diciamo qualche secondo l'hanno risparmiato. Sì, all'inizio qualche secondino, comunque puntano sì su due soste a questo punto, poi mettendo la media. Torna al sorpasso Long nei confronti di Fedegaard e poi ci prova anche Fabio Zurneimer all'esterno della ferratura nei confronti della pilotessa con l'Alpine, che anche a lui indica la traiettoria esterna, insomma il nickname con quel kart, che ci ricorda anche il buon Lucio Manno, kartista 98 CRG, che è proprio con i kart si ben diletta, l'abbiamo approfondito anche la sua stagione nella proprio passata annata agonistica in uno dei tanti Virtual Studio Pre-Master League, insomma uno dei tanti approfondimenti con anche il kart indoor Roma, anche proprietario, insomma l'ha detto, è stata anche quella una bella serata. E insomma tutto ciò per dire che Fedegaard fa proprio fede al suo nickname con questa guida molto aggressiva, no? Che kartistica in alcune sportellate. Fedegaard intanto torna ai box per sostituire questa gomma soft, a questo punto tornare anche sostituire l'ala ed andare sulla gomma media. Quindi in qualcuna Lucio, di queste vista di vita. sportellate è saltato qualche dettaglio. Come Ho Andrea? detto ora, c'è pista libera, praticamente gli ha mangiato un secondo a Long in un settore. Di nuovo Virtual Safety Car per il ritiro di Zio. Sta per transitare Giovi nella zona dove si è ritirato, probabilmente errore in trazione qui, e va ad impattare sulle barriere sulla sinistra. Errore tipico in quella fase di accelerazione, c'è cioè una conca e il cordolo esterno in vita è abbastanza basso, però qualche sobbalzo può facilmente far perdere il posteriore. Una Virtual Safety Car che diventa un'effettiva e reale Safety Car. A questo punto non so, Giovi non so cosa vogliono fare là davanti. La soft ovviamente non andrà fino in fondo. Forse diciamo che la scelta, anche perché dovrebbero riuscire a. No, non fanno in Dovrebbero tempo a stare mettere davanti a Stefano un'altra Marte. Esatto, media, io andrei su un'altra media per stare lì nel gruppo. Poi magari. Invece ci si sono. punta una soft invece per cercare di fare quanti più sorpassi possibili e creare gap. Ma una soft quanto dura 50? Sono Ma io quanti mi giri aspettavo può che fare? coprissero tranquillamente 14 giri per poi passare alla media. In Sport League si è fatto tranquillamente. C'è Ho stata qualche capito. safety car e
quindi la strategia poi nel finale è stata un po' ribaltata, si è puntato tutti alla soft nel finale. Però anche in pro, ecco, l'idea iniziale era quella. Poi le gare evolvono, succedono cose. E tant'è che, insomma, il mazzo delle gomme al momento presente in pista è decisamente variegato, visto che abbiamo il comando di Arlong che non si è fermato con 9 giri di gomma media, Giovi che è andato su una gomma soft nuova invece la gomma calzata anche dalle cugine Bibitare, insomma, tra l'Alfa Tauri, insomma, ormai non più Bibitar, ex Toro Rosso, insomma, l'Alfa Tauri di Magico Sony e la Red Bull di Raffo Idex, che vanno sulla hard, media per Fabio Surname, hard per Tartarugo 88, media per Stefano Marte e Giuseppe Federico, che si sono rifermati. Quindi adesso loro potrebbero andare fino in fondo, sono gli unici che possono andare fino in fondo, oltre ai piloti con la gomma hard. Fedegaard invece gomma media, si era già fermata nella tornata precedente. Ezio, anche lui media, Però così come per Flaminio, Gallians e Marco Gano. dovrebbero fare 26 giri sia Stefano che Giuseppe. Diciamo 24, quindi, perché insomma questa safety car prima che il gruppo si ricompattisci vorrà un po', e idealmente, ecco, forse la scelta più saggia a questo punto è stata l'hard di Sonny e Raffo Idex, ma bisognerà poi vedere quanta prestazione avranno, perché diciamo che di cuore, di impatto, la scelta migliore a questo punto è stato Joey, perché è l'unico che l'ha fatto. Insomma, si è messo la soft, Long insomma, verrà divorato da Joey, sia per la differenza di pneumatico che di usura. E Joey si mette lì davanti, spinge, fa ritmo, aspetta e poi fa l'ennesima sosta. Ragionando invece su una lunga distanza che però può avere qualche variabile, è quella di un eventuale safety car o ennesima virtual, la scelta invece di chi ha messo la media è quella che ti tiene più possibilità poi di scelta, quindi con Fabio, Stefano, Fede e tutti gli altri. La hard io non la metterei mai, sia poiché può, come detto, succede, possono succedere ancora tante cose, ma soprattutto il gruppo dietro ne ha troppo di più, soprattutto nei primi giri nel portarla in temperatura la gomma. E non è, come detto poi in apertura della sprint, una pista dove si va ad usurare così tanto. Credo la hard sia la scelta, diciamo, per non prendersi nessun rischio, però forse sono troppi, ecco, i rischi che non ti vai a prendere. Vedremo, insomma, come si evolverà questo GP. Sì, vediamo. Avremo un altro Di giro sicuro dietro. si Giovi ora, vabbè, cercherà subito di passare Long e di fare una gara praticamente di ritmo, il contrario di Sonny e Raffo che invece faranno una gara di attesa. Sì, decisamente. Nel mentre, buonasera a tutta quanta la chat, il Sevo che invoca un Long alla Ciccio Graziani, svegliati! Scatenato, Tra l'altro, dicevo che lo aspettiamo in pista, tante chiacchiere finora, ma lo aspettiamo lo vogliamo vedere anche in pista, F1, ma solo in un campo di calcio. aspettiamo Sevo in pista, aspettiamo Long in campo, che insomma, Real Fit, la corsa verso la prima divisione, vi state dilettando anche su FIFA nel corso, insomma, della settimana fitta. Quindi, oltre a seguirci, magari proprio per la chat, ci sta seguendo in questo momento, un follow anche su Instagram, perché lì tra le storie, i vari post, si rimane aggiornati ancora più rapidamente. Però anche il follow qui con l'eventuale notifica da parte di Twitch è sempre precisa e puntuale. La campanellina attivata non vi permette, cioè vi permetterà di non perdervi anche le incredibili gesta del cui presente Andrea Badolato. Ho visto certi cross, dei Belle colpi giocate, tagliati verso l'area piccola. sì, grande allenamenti provati e riprovati, giocate provate e riprovate. Molto bene, come detto, buonasera a tutta quanta la chat, Giovi, Sevo, Simone, Ciacco, buonasera. Sono tutti forti e sono tutti bravi, quello sì. Purtroppo qualche errorino in questa Future Race, qualche ritiro di troppo, però si sono comportati bene. Buonasera Stem, buonasera Andrea qui presente. Buonasera ovviamente, come sempre, a tutti voi, La anche sempre ragazzi del carità. Classic CFS eSports Formula 1, che ritroveremo poi per gara 3 a Laguna Seca insieme per il campionato italiano Gaming Center. Ma torniamo in pista per questa Future Race con la Summerling. Long che si prepara a tornare sul gas safety car, che è già ormai in pit lane, quindi via libera ad Andrea Lunganiani per decidere quando tornare sul gas. Ripartenza sempre molto pericolosa qui, poiché si arriva con le vetture già lanciate. Long che va ad iniziare quindi la 13ª tornata con Giovi vicinissimo, già sotto i 2 decimi. Che
che si prepara quindi ad attaccare il prima possibile il pilota della Williams, e poi via via tutto il gruppo che attacca la S du Senna, poi la curva do Sol, dove Giovi è molto vicino, rimane agganciato a Dier Long, già potrebbe arrivare il sorpasso verso la staccata di curva 4. Long che difende il centro della traiettoria, va all'esterno Giovi con una staccata profondissima, Long che lo porta sul cordo all'esterno, ancora affiancati verso la ferratura in salita, con Long che cerca in qualche modo di fare le spalle larghe, ma Giovi chiude una grande manovra, invece no, poiché Long resta lì all'esterno, ma alla fine riesce Giovi ad ottenere la posizione, ed anche Sonny che si lancia qui alla staccata, e la Pinerigno nei confronti di Long, poi ancora proseguono verso l'abito tupato, cioè davvero pochissimo spazio, Long che fa le spalle larghe, anche Sonny non è da meno, lo trascina fuori qui, forse un pochino troppo, Long perde tante posizioni e si vede sfidato anche da Raffo Idex e Fabio, sicuramente non solo per, diciamo, c'è lo svantaggio di Mescola, c'è stato lo svantaggio di Mescola per Magico Sonny, ma anche l'usura della maglia di Long è così elevata che gli permette di far poco. Ma non ho capito perché non si è fermato, onestamente. Sì, anche perché era così come Fabio, eccetera, era sulla media, quindi poteva permettersi di tornare sulla media, andare su una hard come Sonny o Raffo, quindi aveva un carnet di scelta molto variegato. Restare in pista, purtroppo, capisco la gola dell'essere primo, chiudo tutto, non passa nessuno, però farlo per ancora nemmeno metà gara è impossibile, essenzialmente. E ora deve praticamente portarsi un po' come l'Alpine di Alonso ieri, che perdeva due secondi e lo tenevano in pista, non ha molto senso. E non c'è un'altra Williams in pista, quindi non so contro chi sta gareggiando in questo momento, chi dietro a chi finirà. Lascia una virgola in trazione in uscita dalla curva Bicco Dupato, e insomma si vede già attaccato da Stefano Marta, che è l'unico dei piloti in pista, tra l'altro senza penalità, con una penalità per limite della pista. Gruppo compatto anche qui per la seconda, terza e quarta posizione, con Sonny, Raffo Idex e Fabio Zornelli. Va all'attacco Raffo Idex nei confronti di Magico Sonny. Sì, ora Fabio dovrebbe cercare di liberarsi un po', perché c'ha le medie lui, non so che tipo di differenza di consumo c'è tra le due gomme. Chiaramente Raffo e Sonny penso che non andranno più a box. No, loro ovviamente puntano ad andare fino in fondo, e più riescono in realtà a tenersi dietro Fabio, meglio è, perché nel finale potrebbe cedere qualche decimo la gomma di Fabio Zornemi, quindi sono questi i primi giri dove in realtà nemmeno la media di Fabio è ancora perfettamente in temperatura, è una situazione dove sono abbastanza similari. Long intanto si unisce a Stefano Marte con le penalità, certo è bravura ovviamente di Fabio che in questo momento sta facendo la differenza, così come Raffo che è passato Magico, sta cercando di allungare e scappare, c'è quella differenza di pochi decimi che però ovviamente in una gara giro dopo giro si accumulano, diventano secondi pesanti. Intanto il Sevo scrive che amarezza, non so se l'amarezza dipende dall'andamento della gara oppure dal setup che gli ha dato tu e lo fa andare pure ha messo in difficoltà. Ennesimo giro in conclusione con Giovi che è scappato a 3-2 nei confronti di Raffo Idex, ovviamente differenza abissale di pneumatico. Lotta tra Flaminio e Fede Carton, Flaminio che sale in ottava posizione, lotta anche tra Ganu e Tartaruga, con Marco Ganu che sale in undicesima piazza. Tartaruga era lì appena con Flaminio intorno alla top 10 alla ripartenza dal regime di safety car, ma questa gomma hard lo ha facilmente arretrato. Vedremo, potrebbe tornare su nel finale, ma insomma, vista la posizione di Ganu, credo anche lui si potrà permettere di, visto che insomma già non è così avanzato, può permettersi di fare un'altra sosta senza doverci rimucinare troppo, tornare sulla soft e attendere anche che accada qualcosa negli ultimi giri. Intanto Marco la tocca piano in chat, scrive Long, non so se è peggio in campo o in pista. Parole pesanti, non... parole di fuoco, sarei dire. Vediamo come si comporta in pista, perché adesso è l'occasione di difendersi con Stefano Marta. Ovviamente continua ad essere abissale la differenza di usura dello pneumatico, viene sverniciato da Stefano Marta, cerca un varco anche Giuseppe Federico, ma lo cerca un po' troppo largo in impostazione. No, che inci, mannaggia, io ne ho viste tante, però questa l'hanno vista dall'elicottero per
vedere perfettamente tutta la traiettoria. Dispiace, ovviamente, rido, ma è la mia parte stupida. E safety car, poiché la vettura di Giuseppe Federico è essenzialmente dentro un camioncino. Mannaggia, sono una persona orribile. Però, vabbè. Speriamo che non venga inquadrata perché La, no, invece la stiamo vedendo perché eravamo con la visuale elicottero, abbiamo visto tutta la traiettoria praticamente di questo particolare incidente. è dentro il camioncino. Cioè, se riusciamo a tirarlo fuori almeno. Cioè. Si diceva, no, il famoso furgone della Ferrari, no? Non solo nel virtuale, ma con Ci sono nel insomma, dai. furgoncino dei giganti, nel furgoncino dove c'è Giuseppe Federico. Vabbè. Safety car che allora scombussola di nuovo le carte, le strategie e le gomme che i piloti vanno a calzare con Giovi che si ferma. Purtroppo Giuseppe ci abbandona. Ciò ovviamente questo errore non cambia la splendida summer che sta affrontando finora, l'ottima prestazione in gara 1. È un errore che anzi, meglio che succeda adesso in Summer League, così ci ridiamo sopra e poi nei campionati andrà tutto liscio. Proseguono Fabio Zurname e Gallien con la gomma media, si sono fermati invece Giovi, Raffo Idex, Magico Sonni e poi stanno facendo lo stesso tutti gli altri piloti. Va su una soft nuova Giovi, soft anche per Magico Sonni, media per Fabio Zurname. Io credo. Intanto ti segnalo che sta cambiando mezza macchina letteralmente. Non so che botte ha preso in pista. Si è visto cambiare mezza macchina, non so. Esatto. E hanno dato direttamente un'altra, c'era il muletto pronto. Cioè, secondo me ha dato una macchina di il muletto proprio. Tra l'altro era invitato da parte del CEO a non effettuare la sosta, quindi tornare di nuovo al Vabbè, ho comando, però. capito, c'è un limite al disastro, ecco. E allora si rimane in 12 dopo il ritiro di Giuseppe Federico, Zhou di Legge e Lopez che 88, piloti che hanno delle penalità, sono soltanto Stefano Marte e Dier Long, piloti che al momento sono in pista con la gomma soft. Stefano Marte tra l'altro aumenta sotto safety car, tra l'altro prendere questo avviso è davvero un ok, fortuna che è caduta adesso nella summer ma non nei campionati, così come per Giuseppe. E dicevo, piloti in pista con la gomma soft sono Giovi, Magico Sonni, poi il prima citato e acclamato dalla chat di Erlong ed Ezio 1973. Pasculz ci segnala un'ottima risalita da parte di Luca Flaminio, specie dopo quel primo giro dove aveva avuto un danno per un contatto all'ingresso di curva 1. Risale bene, quindi in sesta piazza non si è fermato, no, si è fermato perché tutti si erano fermati da Giovi in giù, però ha montato una gomma media già usata, quindi è su una media usurata di due giri. Tutti gli altri piloti invece sono su gomma nuova, almeno quelli che si sono fermati, come già detto, non si sono fermati invece Fabio il Surname e Gallienz in prima e seconda posizione che calzano È la gomma media strana, usata. strana questa scelta di Fabio di rimanere in pista, perché comunque alla fine 8 giri, non lo so, anche Giovi addirittura ha messo le soft, quindi penso che è al limite, potrebbe farcela però, con 17 giri. Sì, io penso, così come all'inizio gara ci aspettavamo di dividere in due la distanza di gara per una singola sosta, io penso che insomma tutti andranno fino alla bandiera a scacchi adesso, con qualche difficoltà a questo punto, i piloti con la gomma soft, ma nemmeno così tante, perché soprattutto Giovi sono due rivali non fa perché non facili, però nemmeno che avranno saranno questa estrema difficoltà, insomma, sia per la differenza cronometrica da parte della gomma che poi il DRS. Darà un grande boost a Giovi. Sarà interessante vedere se Fabio, nonostante l'usura di questa sua gomma media e lo svantaggio a livello di mescola rispetto alla soft di Giovi, riuscirà eventualmente a restare nel DRS del pilota McLaren. Quello sì, potrebbe far svoltare la gara di Fabio, concentrarsi solo sulla gestione della gomma, aspettare il calo dello pneumatico che calza Giovi e poi puntare a tornare al comando. La safety car si è allontanata tanto, ma non è uscito il messaggio di safety car in questo giro. Infatti, le luci sono ancora accese, quindi si prosegue. Era Fabio che stava cercando di prendere spazio per capire come muoversi nei confronti della safety car. Che, come detto, la ripartenza qui in Brasile è sempre molto complicata, perché essenzialmente il T3 è così. È un lungo curvone verso sinistra e si percorre in pieno. E trovare il giusto momento, leggermente come direbbe Cené, peraltata, leggermente quindi così in parabolica,
può creare qualche difficoltà anche ai piloti che decidono di piazzarsi all'esterno o all'interno quando si va con una velocità molto bassa. Quindi nella fase di ripartenza si torna attorno ad accelerare, si torna sul gas, e il posteriore può facilmente scappare ed innescare una situazione di pericolo, perché magari chi è partito meglio dietro arriva già lanciato, si superano prima della linea del traguardo e il gioco dice di restituire la posizione, giustamente come da regolamento, però si innescano poi una serie di carambole che sono tristi e poco simpatiche da vedere. Giro 20 di 36. No, scusami, volevo solo dire che tra l'altro magari non sarà l'ultima safety car questa che vedremo. Anche sì. Eppure l'abbiamo messa standard. Quindi. Infatti. Messatura aumentata. Ora vediamo se la safety car decide adesso di spegnere le luci. Arriva adesso sulla fotocellula che fa finire il secondo settore. Arriva anche quindi il messaggio da parte della direzione di gara. Fabio Solimè cerca di rallentare il prima possibile prima di andare in trazione proprio qui sull'archibancata. Sta cercare di far allontanare la safety car e avere il prima possibile quindi l'occasione di andare sul gas. Quasi si fermano, credo, velocità prossima ai 50 km orari e anche qualcosina di meno, giusto per il dubbio. No, Fabio, vai dritto che non leggo, mannaggia. Vabbè, comunque era lì. Va adesso sul gas per ridare il via al Future Race con la Summer League qui in Brasile. Fabio Sottini davanti a Gagnez, poi Giovi, Raffo, Magico, Sonny, Flaminio, Fede, Cartaganu, Stefano Marte di Arlonghezio e Tartaruga, i 12 piloti sopravvissuti a questi 21 giri di questa Future Race. Giovi. Uscito male Gagnez alla S2 Senna e Giovi già all'esterno della curva do Sol va a prendersi la seconda posizione di slancio. Prova anche Raffo Idex che si deve guardare da un Magico Sonny che vuole fare lo stesso del pilota McLaren, ovvero guadagnare il prima possibile queste posizioni, sfruttare il boost dello pneumatico più morbido. Qui è dura passare. Provate ad inventarsi qualcosa all'esterno, ma è molto difficile. Possibile. Gallens è in difficoltà, è veramente in grande difficoltà. Contattino, ruotatino tra Gallens e Raffo Idex che cerca un varco nel T2, nel guidato. Sempre molto complicato, mentre che Giovi l'abbiamo intravisto arrivare nello scarico di Fabio El Surname. Di adesso ovviamente che verrà abilitato tra due tornate al termine della prossima tornata. Gallienz che si vede adesso sverniciato da Raffo Idex. Arriva anche Magico Sonny che usa tutta la parte ibrida della sua vettura, decide di scartare all'ultimo, andare verso l'esterno, poi tornare al centro della pista per affiancare anche Raffo Idex, andare profondissimo in frenata. Una splendida manovra a parte di Magico Sonny che dalla quinta balza in terza posizione. È ovvio però che ora vediamo Raffo se risponde. È ancora disabilitato il DRS, quindi non riesce. Con la scia si avvicina, ma non basta. Si avvicina anche Flaminio a Gallienz. Poi gruppo più per il momento educato con Fedegaard, Ganu, Stefano Marte, Dierlong, Ezio e Tartaruga in 12esima e ultima posizione. Torniamo lì davanti con Giovi, poiché al termine di questa tornata ovviamente DRS sarà ancora disabilitato. Flaminio su Gallienz, che forse ha commesso un errore, poiché era in una posizione un po' strana. Oppure Flaminio ha, diciamo, gettato il cuore non oltre l'ostacolo ma anche oltre la via di fuga, poi erano in una situazione decisamente particolare. Long cercano di inventarsi un sorpasso su Stefano Marte, ogni tanto qualche colpetto di lag di Long non ci permette di capire perfettamente la posizione del pilota Williams, che qui si lancia nei confronti di Stefano Marte, si agganciano in due, doppio contatto e salta l'ala di Andrea Longagnani, che quindi si fermerà di nuovo ai box. Manovra, diciamo, di voglio passare, e non sempre funziona. Continua. Ah sì, decide di non fermarsi. Dietro ad Ezio cerca un varco nei confronti del pilota Red Bull, però insomma qui poi nel guidato si allontanerà il pilota in decima piazza. Giovi su Fabio il Surname, ci aspettavamo il sorpasso alla 1, ma va lungo e allora Fabio si riprende la posizione. Tempo... Sta cercando di forse anche di fargli bruciare questi primi giri di prestazione della gomma soft, però in questo modo si sta raccontando anche Magico Sonny, Raffo, forse anche Flaminio. Insomma, grazie a Fabio che ci regala più spettacolo. Sì, ormai Sonny ha recuperato quasi un secondo, era 1,3 ore a 4 decimi. Flaminio non sembra averne qui nel guidato nel T2 per recuperare. Da 1,5 siamo quasi arrivati a 2 secondi, ovviamente non facile in questa fase per lui riuscire a rientrare.
plausibilmente adesso il ritmo aumenterà, anche perché Giovi va al sorpasso di Fabio Zornem utilizzando anche l'ala mobile, e adesso la gomma soft di Giovi gli permetterà di sicuramente aumentare il ritmo di questo gruppo e quindi complicare la vita di Flaminio per provare a rientrare. E come detto in precedenza, prima della ripartenza della safety car, sarà interessante vedere se Fabio riuscirà a tenere il ritmo di Giovi nonostante la differenza sì di compound del pneumatico ma anche di usura. Sì, vediamo se Fabio riuscirà a rimanere secondo, perché è importante per lui. Impazza la lotta dalla sesta alla nona posizione con Gallianz, Fedegaard, Marco Gano e Stefano Marte. Gano che cerca di inventarsi il sorpasso all'esterno di Fedegaard alla ferratura, ma fa meno strada. La pilotessa dell'Alpine cerca un varco Stefano Marte. Una splendida lotta qui, perché sono tutti dietro a Gallianz, che sì, ha questa gomma media ma molto usurata rispetto a loro. Media invece con la stessa usura per Fede, Gano e Stefano Marte. Purtroppo 6 secondi di penalità al momento accumulati a Stefano Marte sotto la bandiera a scacchi lo metteranno sicuramente in difficoltà, però almeno in pista può permettersi di battagliare, cercare un varco, anche di esprimere nel migliore dei modi il suo ritmo. Sonny su Fabio il Surname utilizza il DRS, ma Fabio dall'esterno replica e poi alla fine fa meno strada. Fa Sonny, riesce al sorpasso anche Fedegaard nei confronti di Gallianz utilizzando il DRS. Non si muove Gano, resta vicino, è più vicino Stefano Marte rispetto a Gano su Gallianz. Ogni tanto sflicker intanto il layout di San Paolo, quel piccolo errorino in trazione in uscita dalla 4 per Gallianz, che perde metri importanti nei confronti di Fedegaard, che prova ad allungare e ovviamente tiene dietro. Errore di Gallianz, attenzione al rientro in pista perché è andato largo in uscita dalla ferratura. Passano sia Gano che Stefano Marte, si inserisce invece Gallianz, vicinissimi due, quella Pineregno, molto bravi comunque nel lasciarsi il giusto spazio. Stefano Marte quindi riesce ad approfittare dell'errore di Gallianz, che con questa usura sta, è anche un segno di quanta differenza c'è stata magari nel trattamento dello pneumatico proprio tra Gallianz, militante in Prime, che comunque si è anche giocato diverse vittorie, diversi podi in Prime, ed un Fabio Zornem che invece si è messo in testa anche di gestire per quanto possibile in mezzo a questo gruppo di piloti con la quale si sta giocando la vittoria, cercare di gestire in particolar modo nella fase di trazione e quindi non utilizzare troppo l'asse posteriore, non usurarlo troppo e non poi arrivare a quell'errore che è stato fatto da Gallianz, che è il tipico errore da gomma finita al posteriore, quando si scavalca il dosso che c'è alla ferratura, comincia a scivolare verso il posteriore, comincia a scivolare verso l'esterno della curva. Intanto Gano è andato al sorpasso di Fedegaard sulla retta opposta verso curva 4. Diciamo che apparentemente, almeno fino ad ora, la strategia di Fabio non sembra pagare molto. Vediamo se riesce a rimanere lì. Lo vedo un po' in difficoltà anche perché dietro c'è Raffo che sta iniziando a spingere. Eh sì, nella fase di trazione perde molto, battagliano anche Fedegaard e Stefano Marte, ma restiamo con Raffo Idex. Torna in box, infatti Fabio il Surname che decide di cambiare le carte in tavola. In effetti forse altri 11 giri erano troppi. Padina Gialla intanto è sposta nel T3, credo per il test auto di Ezio, sì, alla Chuncao. Quindi una strategia disastrosa della Ferrari. Ma guarda che novità, non sono sorpresa, oh no! Fino alla fine del gioco, fino alla fine, fino all'ultimo giorno del gioco, sono simulativi proprio. Guarda, in loro difesa hanno avuto troppo tempo per pensare perché c'era la safety car per Fabio, quindi quel troppo tempo gli ha fatto hanno avuto più tempo per inventare strategie. Diciamo opposte. Che hanno avuto almeno il buon senso di metterlo davanti a Tartaruga, nel senso che con tutto rispetto per Tartaruga, però mentre ieri credo che fosse chi era Leclerc, sì, l'hanno piazzato letteralmente dietro un trenino. Ma dietro a piloti che nemmeno ero sicuro fossero ancora in gara, non so se c'era anche la Tifi lì in mezzo, non... c'era la marmotta anche dolosa la cosa. Era fatto tutto questo giro, 40 giri di gara, strategia, no, facciamo il culo così partiamo davanti a Tsunoda e dopo la sosta era di nuovo dietro a Tsunoda. Io complimenti, vai tranquillo, fermati.
E va bene, torniamo lì davanti perché Magico Sonny qualche tornata fa ha scavalcato Jovi, un sorpasso diciamo poco, con poco pathos perché è effettuato sul rettino principale ancora prima di arrivare alla staccata di cura 1 con il DRS, però Jovi ovviamente rimane lì, resta lì anche Raffo Idex che con questa gomma media potrebbe approfittarne per attendere il calo dello pneumatico soft da parte dei Magico Sonny e Jovi. Fabio Sordino invece è tornato in pista in ottava posizione, gomma soft ovviamente, 7 secondi da Gallians, potrebbe puntare a Ganu per la quinta posizione, poi già Flaminio mi sembra troppo lontano, Sì, a un po' meno ecco lontano. dei scombussolamenti ennesimi con Virtual o Mi Safety Car. servirebbe una safety car, non vorrei dire. Non lo so, la safety car ti inviterebbe tutti quanti a tornare ai box, andare sulla soft, quindi si ritroverebbe in parità di strategia lì più o meno in quarta quinta posizione. Una virtual invece magari porterebbe qualche pilota a dubitare di effettuare la sosta e qualcun altro invece di cercare una sosta azzardata. No, ma per Fabio l'unica cosa è far ritmo. Purtroppo si è fatta questa sosta in più rispetto agli altri. Anche di gola, così come per Long nella prima safety car, lui può starci anche il cercare di star fuori per non finire nel trenino, non ritrovarsi di nuovo. Ah, ok, ho la gomma buona, però tutti gli altri non riesco a passarli, c'è il DRS per tutti. E quindi è sempre difficile da gestire. In un modo o nell'altro ne viene fuori, così come per gara 1, visto che partiva ultimo, anche in questa gara 2 ne viene fuori un bravissimo Giovi nella gestione. Sì. Di gruppo, Raffo intanto prova a farsi vedere alla stacca della Pico Tubato. E diciamo di un Giovi molto bravo nella gestione proprio nella fase iniziale di gara, con tante vetture attorno e capire quando esprimere il proprio ritmo, anche quando attaccare. Adesso Raffo sembra che la sua gomma media stia lavorando meglio rispetto alla soft di Giovi, che addirittura chiude il DRS. Forse vuole lasciarsi sopravanzare da Raffo Idex o voleva metterlo in difficoltà in frenata. È stata una manovra particolare da parte di Joey perché era andato ad aprire il DRS nella linea che permette, che sancisce l'inizio della zona di DRS, poi l'ha tornato a chiudere. Adesso ha aperto per tutto quanto il rettilineo che ci porta alla staccata di curva 4. Forse un piccolo errorino. Ha cliccato due volte Joey e non se n'è accorto. Prospetta un po' di lotta anche tra Gallians e Fedeca. No, Gallians no, ha una gomma troppo usurata. Si prospetta lotta invece con Fabio che sta arrivando su Gallians e Fedecarta. Potrebbe regalarci qualche emozione anche. No, poché è andato appena in testa coda. Ezio che era a 2 decimi da Dierlong, ma purtroppo in testa coda in curva 1. Non so se c'è stato un contatto con Log, perché era all'interno di curva 1, è la tipica posizione da testa coda dopo una panciata. Diciamo è la posizione dove ho spedito l'Open nei campionati. Chiudendolo lì, l'avevo spedito in quella zona del tracciato. Va all'attacco Raffo Idex nei confronti di Giovi, sotto al decimo di secondo. Ma Giovi con la scia del DRS riesce a tornare sotto a Magico Sonny a difendersi. Cominciano a faticare ovviamente in trazione le gomme soft. È uscito fortissimo dalla S2 Senna, poi curva 2 Sol, addirittura in 3 verso curva 4 con Giovi che ha cercato di attaccare Magico Sonny per difendersi nei confronti di Raffo Idex. È una scelta pericolosa, ovviamente negli specchietti Sonny si vede arrivare queste due vetture rapidamente, quindi potrebbe diciamo fare qualche scarto che poi va a mettere in difficoltà Giovi, però è una scelta che esprime ancora di più anche l'ottimo piazzamento, ecco, il posizionarsi bene in frenata da parte di Giovi e anche la correttezza da parte di Sonny o Raffo che non hanno effettuato cambi di traiettoria all'ultimo istante. No, devo dire che poi in queste due gare sì, c'è stato magari qualche piccolo accompagnamento, chiamiamolo così, qualche sito, però tutto sommato, considerando i trenini che abbiamo visto, Sì, le lotte anche pure. molto meglio, ecco, rispetto a come eravamo usciti da Baku. Per carità, lì anche la pista non aiuta. Però, piloti, ecco, anche nell'approccio al sorpasso più calmi. C'era frenesia invece nelle precedenti gare. Quindi, bene così. Fabio va al sorpasso nei confronti di Fedecarta. Quindi, torna in sesta posizione. Si era fermato anche Ezio, doppiato da Sonny, Giovi e Raffo Idex. Quindi, non si trovano la difficoltà del doppiaggio da dover affrontare. Forse potrebbe rientrare Ezio perché ha la gomma soft nuova, ma
credo la differenza cronometrica verrà fuori, e verrà fuori anche Ezio mano a mano nel corso di questa stagione. Il guidato c'è poco da inventarsi per Raffo Idex, ma la parte del tracciato dove ne ha di più anche a centro curva comincia a faticare sul volante Giovi, mentre Raffo riesce invece ancora ad essere agile, a trovare bene i punti di corda, a sfruttare tutta la pista. Qui perde un po' il possesso della sua Red Bull in trazione, ma spinge essenzialmente la McLaren di Giovi in salita sull'archibancadas. Ennesimo passaggio sul rettilineo per andare a iniziare il 33esimo giro, con la situazione che si ripete di nuovo. Raffo Idex è molto bravo qui nello spostarsi verso sinistra in frenata, cercare di fare quanti meno metri possibile per insidiare Giovi, che di nuovo si era messo al centro della pista quasi per attaccare Magico Sonny, ma in realtà difendersi nei confronti di Raffo Idex. E ancora una volta una difesa quindi egregia da parte di Giovi, un ottimo attacco da parte di Raffo, che si era spostato verso sinistra in frenata, era tornato a girare, quindi anche non facile come situazione nella gestione della frenata per evitare il bloccaggio. Lotta in casa Aston Martin con Stefano Marta che va al sorpasso di Tartaruga. Forse le penalità modificheranno le posizioni tra i due, poiché hanno accumulato 3 secondi per vedere la pista Fedecarte e Tartaruga, 6 invece Stefano Marta e Dierlong. Ennesimo passaggio sul traguardo, con sempre Magico Sonny a guidare nei confronti di Giovi e Raffo Idex, tutti sotto il mezzo secondo di distacco tra di loro. E forse anche un Giovi che sta aspettando il giro giusto per sperare l'attacco nei confronti di Magico Sonny, addirittura in tre verso la staccata di curva 1, con Giovi che al centro della pista supera Magico Sonny. Fa lo stesso Raffo Idex sia nei confronti di Sonny che di Giovi alla staccata di curva 1 dall'esterno. Un'ottima manovra da parte di Raffo Idex, che adesso cercherà di allungare nel guidato, ma deve prima difendersi qui verso curva 4. Inizia ad ondeggiare un po' alla Verstappen Raffo Idex per non offrire la scia a Giovi, che aveva già il DRS. Speriamo non sia una manovra che vada a innervosire troppo gli animi, con Raffo che adesso, come detto, deve cercare di scappare qui nel guidato, fare gap nei confronti della coppia Giovi e Magico Sonny. Fabio il Sordino intanto è andato a sopravanzare anche Ganu, quindi rientra in top 5 il pilota Ferrari. Poi adesso ci sono 4 secondi da prendere a Flaminio, credo siano troppi in due giri. Ma sai che forse la strategia migliorata di nuovo l'ha fatta Raffo, e anche a livello sia di gomme che proprio di attesa. Aspettate, ora sta spingendo con gomme chiaramente più fresche. Ed è appena riuscito a mettere fuori dal secondo Giovi, ma qui in salita credo abbia utilizzato tutta la parte ibrida il pilota McLaren, però il detection point era posto prima del momento nella quale Giovi era riuscito a tornare sotto al secondo Raffo Idex. Lo avrà qui, se non commette errori all'S2 Senna, lo avrà poi nella retta opposta, ma è molto breve come rettilineo e commette l'errore proprio in uscita tra l'S2 Senna e la curva do Sol. Perde leggermente il possesso della sua McLaren, DRS aperto per lui, ma adesso si tornerà nel guidato di curva dalla 5 alla 12, dove Raffo Idex tornerà a fare la differenza a causa dell'usura dello pneumatico soft. Il resto del gruppo abbastanza separato, quindi possiamo tranquillamente restare qui con Raffo. Possiamo anche togliere il discorso gomme, visto che ormai ne siamo consapevoli del fatto che la gomma media di Raffo Idex è stata ancora una volta, si è rivelata la scelta giusta. Non perfetto questa volta qui nel guidato del T2, riuscendo a guadagnare soltanto 2 decimi nei confronti di Giovi. Nella tornata precedente, dopo il sorpasso, era quasi arrivato a dare un secondo a Giovi, che però purtroppo ha commesso un errore riuscendo a lasciare un cavo. Abbiamo visto doppio traverso e ancora una volta si ritrova senza DRS qui sul rettilineo principale, con tanta velocità però sul dritto ed anche un po' di difficoltà elettronica, insomma, nella parte ibrida della sua vettura. Credo siano tutti ovviamente al limite, perché insomma gli ultimi chilometri, gli ultimi giri. Sì, li vedo un po' sulle tele, diciamo, e Giovi e Magico Sonny. Hanno le gomme che stanno ormai andando verso la fase finale. Penultima zona di DRS che poteva andare a favore di Giovi, ma così non è stato, e allora Magico Sonny si prepara ad effettuare un arrivo in volata nei confronti di Giovi, che non avrà a questo punto il DRS, visto che è fuori dal secondo nei confronti di Raffo Idex, che per l'ultima volta sta affrontando il tortuoso T2 del circuito José Carlos Pace.
Dopo la vittoria in gara 1 si appresta a vincere anche gara 2 con la Summer qui in Brasile, quindi un bel balzo in classifica considerando lo stop che avranno per qualche gara SDM e Shumi Legend, quest'ultimo leader della classifica prima di questa serata, e Fabio Zurnemi che è arrivato secondo, quindi dietro a Raff in gara 1 e adesso quinto arriverà in gara 2, forse non arriva in volata anche in casa Ferrari. Comunque Raffaello Morga torna sotto la bandiera a scacchi, vince anche la Future Race, arrivo spettacolare sia per Giovi che Magico Sonny. Vediamo se c'è un arrivo in volata tra Flaminio e Fabio il Surname. No, resta davanti Flaminio, schivano ciò che resta delle vetture di Giovi e Magico Sonny che diciamo hanno deciso di chiudere la gara in come una pallina, insomma. Poi Ganu in sesta piazza, Fedecarte in settima, Gallians in ottavo, in ottava, Stefano Marte in nona e poi top 10 di nuovo per Tartaruga 88, quindi ancora una volta chilometri chiusi e buon piazzamento per Tartaruga 88. Long ed Ezio si sono Ezio già preso bandiera, sta per prenderla anche Long in undicesima posizione. In realtà la gara si è chiusa quando è passato Tartaruga, quindi forse Long era addirittura disconnesso in queste ultime fasi, non ho fatto caso. E comunque si conclude così, va in archivio, quindi anche questa Future Race, questa gara 2 con la Summer League qui in Brasile, gli ultimi chilometri essenzialmente su F1 2021, già dalla, dalla prossima settimana no. Però, la prossima settimana, sì, saranno gli ultimi. Eh sì, la prossima sarà l'ultima in Bahrain, se non vado errato, e successivamente poi insomma, avremo tante piste... Sia nuove, piste, sia nuove piste che piste insomma, che invece già conosciamo ma con layout aggiornati alla stagione 2022. Questa quindi è la classifica di finale di questa gara 2 con Raffo davanti a Giovi, Sonny, Flaminio, Fabio il Surname a chiudere la top 5, poi via via tutti gli altri se non vado errato. Sì. Un commento veloce anche perché devo andare un attimo, devo andare 5 minuti in party per prego il commento finale. Ci vediamo settimana, a parte le belle due gare che sono state veramente ben guidate da Raffo con strategia impeccabile, ci vediamo settimana prossima per l'ultimo appuntamento a questo punto con F1 2021 sostanzialmente prima del gala finale. Se non ricordo male dovrebbe essere Bahrain, quindi settimana prossima, appuntamento settimana prossima. Invece con Formula Italian Team in generale dovremmo vederci domani se non vado errato per quanto riguarda si è già corsa Laguna Seca, pardon, ho detto una castroneria, settimana prossima sarà tra una settimana, sì. Credo che domenica ci sarà una live su Rocket, se ancora da confermare. Giusto. Credo dovrebbe esserci una live su Rocket, poi settimana prossima lunedì ultima gara F1 GT7 in attesa quindi chiaramente dell'arrivo del nuovo titolo Codemasters. Molto bene, allora siamo in conclusione, ringrazio come di consueto tutta quanta la chat che ci hanno seguito in questa serata, Pascals, Shumi, Sevo, buonasera veramente a tutti quanti e grazie ancora per essere stati qui con noi. Io vi invito a seguirci anche sui social perché essenzialmente lì non ci si perde veramente nulla, si rimane aggiornati su ogni istante di questa conclusione con F1 2021, come detto bene da Andre, anche Rocket League, FIFA, in preparazione ovviamente di quel che sarà su F1 22. Grazie ancora da parte di Raffaele Lelli per voi Rossi e buonanotte, ciao ciao.